non vince in trasferta dal 20 ottobre la Roma, che si presenta al Bentegodi con Ljajic, Gervinho e Nainggolan. Cominciano dunque in panchina Totti, Florenzi e Pjanic. Roma che ci mette più di mezz'ora per trovare la via dell'area di rigore veronese, con Gervinho che serve destro, palla fuori, ma poi Gervinho è protagonista al primo minuto di recupero del primo tempo dell'assist per Ljajic, quinto centro in questo campionato per l'ex fiorentino, e Roma in vantaggio all'intervallo. Comincia il secondo tempo, errore di Castan, Iturbe recupera palla, la dà a Donati che la cede a sua volta ad Alfredson, il pareggio della Verona al quarto della ripresa col primo gol in questa Serie A per Alfredson, secondo assoluto nel massimo campionato italiano. Riparte la Roma a caccia della vittoria con Maicon che conclude di destro da fuori, in difficoltà Rafael, e poi all'ora di gioco 60esimo gran lavoro di Gervinho, il pupillo di Rudy Garcia, che va via a Donati e Romulo e scarica alle spalle di Rafael il nuovo vantaggio della Roma, sesto gol stagionale per Gervinho, già decisivo in Coppa Italia contro la Juventus. Poi Alfredson, il sussulto di orgoglio, con il sinistro dalla distanza respinge in qualche modo De Sanctis, Mandorlini cerca di caricare i suoi per l'assalto finale, ma all'82esimo Gonzalez tocca Torosidis in area di rigore, calcio di rigore trasformato dal capitano Francesco Totti al gol numero 232 in Serie A, 287 in assoluto con la maglia giallorossa, numeri incredibili per lui, 3-1 per la Roma. Nel finale ancora Verona con l'assalto, colpo di testa, miracolo di De Sanctis, poi ci sarà una traversa per Francesco Totti. Verona quindi alla terza sconfitta consecutiva, Roma che invece si porta a meno 6 dalla capolista Juventus.